Buongiorno. Vorrei sottolineare un aspetto che forse non viene sufficientemente considerato, e cioè l'arte ha tra le altre funzioni di contribuire alla leggibilità del mondo, mettendo sotto i nostri occhi un frammento sul quale noi ci soffermiamo, o dovremmo soffermarci. Ovviamente vi è una notevole differenza da opera a opera, e qui ritorniamo necessariamente al punto della declinazione dell'arte in versione tecnica. Questo aspetto riduce la funzione importante dell'arte di contribuire alla leggibilità del mondo, perché non ci sofferma più su una lettura, diciamo così, ampia, o meglio, un frammento di una lettura più ampia, ma semplicemente di un dettaglio tecnico, una creazione di una virtualità che finisce per essere fine a se stessa. Ora, nel combattimento per un'immagine che abbia una funzione, che abbia una importanza di rappresentazione, l'arte si trova a dover confrontarsi con una pluralità di manifestazioni figurative, cioè televisione, cinema, eccetera. Ma forse il nemico più insidioso è il libro. Perché il libro, i libri ovviamente che abbiano una, che si propongono qualcosa di più importante che un racconto intimistico o addirittura pornografico oppure di cronaca giudiziaria. Purtroppo i libri di questo secondo genere, piuttosto deleteri, sono tanti oggi, forse sono in prevalenza, perché riscuotono successo non facendo riflettere, ma divertendo. Ora è noto il detto: è più facile divertire che istruire. Il libro richiede un certo impegno. È noto l'aneddoto di Socrate, sempre lui, al quale, essendogli stato chiesto come giudicasse gli scritti di Eraclito, Socrate avrebbe detto che ciò che ne capiva era eccellente e che quindi presumeva anche che ciò che non riusciva a capire fosse della stessa qualità. Ecco, quindi la solita modestia di Socrate mette in chiaro un aspetto importante, cioè il libro non sempre è di facile lettura, non sempre riesce l'autore a esprimere compiutamente la propria visione, la propria stessa visione, e a volte magari può assumere degli aspetti di parzialità deviante. Immaginiamo per esempio il più importante lavoro di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. Ecco, leggendolo, Schopenhauer finisce per dare la propria visione, la propria interpretazione, che indubbiamente pecca in molti punti di eccessiva parzialità, oltre che di astrazione, perché la teoria, come sappiamo, di Schopenhauer è che
la volontà del mondo consista in tutto, delle piante, della nostra specie, degli animali, eccetera, ci sia una base di volontà che contribuisce, a creare quello che noi vediamo. E quello che noi vediamo è quello che noi vogliamo vedere attraverso la nostra volontà. Comunque, lasciando stare Schopenhauer, che ci porterebbe lontano, voglio ritornare al discorso del libro come rappresentazione, come aiuto nell'interpretare. Non c'è altro modo. Se noi riflettiamo bene, tutta la cultura è basata sulla scrittura, è basata sul linguaggio. È ovvio, forse è persino troppo ovvio per sottolinearlo, ma spesso le cose ovvie vengono dimenticate perché sono appunto nella loro ovvietà, crediamo di aver capito. Invece non abbiamo poi capito così bene, perché il libro non si limita a una narrazione. Ogni filosofo affronta un tema e attraverso questo tema presenta uno spaccato di mondo, un'ermeneutica della realtà o dell'immaginazione. Quando i testi non sono eccessivamente tecnici, tipo matematica, eccetera, anche se, come diffusa la teoria, che probabilmente ha una buona base di verità, che la matematica sia il modo come la natura scrive se stessa, no? Quindi anche la matematica, qui però andiamo nello specialistico, c'è tutto un passaggio di cultura tecnica, di interpretazione scientifica che non è accessibile a tutti. Ecco. Quindi più semplicemente i testi di filosofia o anche certi testi di narrazione, molti libri ci aiutano a capire la realtà. Citavo in un precedente intervento il libro di Hemingway, L'uomo e il mare, che dà un'immagine molto incisiva, molto chiara, della volontà umana di confrontarsi con la natura, con quello che è la vita più metaforicamente intesa. E quindi attraverso il libro, in pratica, noi creiamo la nostra conoscenza, perché l'esperienza pratica, per così dire, anche nelle scuole, noi prima studiamo la teoria e poi tentiamo la pratica. Quindi, a parte i lavori prettamente manuali, che so, il macellaio piuttosto che il boscaiolo, che non hanno bisogno di grandi teorie, mi pare, altrimenti la maggior parte delle professioni, dei mestieri, richiede una preparazione che si ricava attraverso lo studio, cioè la lettura di un libro. Quindi il libro è fondamentale nel costituire lo sviluppo della nostra civiltà. Cioè Gutenberg, nell'invenzione della stampa mobile, ha dato un impulso enorme alla conoscenza e quindi all'approfondimento, senza contare che c'è un effetto collaterale estremamente importante, e cioè l'abitudine, sulla quale io mi soffermo spesso, alla riflessione. Il libro, oltre alla materia che direttamente trasmette e ci comunica, ci abitua anche alla concentrazione della lettura. Cioè il libro, la lettura è uno degli esercizi squisitamente individuali. Forse per questo si va un po' perdendo in questa società di massa che tende agli assembramenti, a riunioni oceaniche di persone, che non si capisce bene poi cosa cerchino, cosa vogliono, cosa realizzano. Comunque, questo è un altro discorso. Per cui la lettura ci porta a capire cose che noi alle volte non riusciamo bene a realizzare, perché il libro, come metafora del mondo e della natura,
poiché esibisce la prestazione sintetica della costituzione di un'unità significante, presuppone una prestazione analitica. Quindi il libro ci aiuta nell'analizzare la realtà, ci dà gli elementi per poterla decifrare, per poterla capire. Una sorta, ogni libro è una sorta di manuale per interpretare la realtà e nello stesso tempo per aumentare la nostra sensibilità, per aumentare quello che noi dovremmo capire. I testi, per esempio, di Liebig, Berkeley, conseguono un vantaggio per la comprensione del mondo dal loro punto di vista, che poi viene messo in discussione. Io sono la realtà più di qualsiasi altra filosofia. Ecco, questa è la tesi, per esempio, di Cartesio. E in realtà non è così, perché il cogito si riverbera poi sull'individuo, cioè la presenza dell'individuo proiettata nel mondo. Ma di qui inizia appena il percorso di comprensione e di ampliamento, cioè la capacità di collocare se stessi in una realtà che abbiamo fatica spesso a comprendere, ci crea un impegno ulteriore, un nostro tentativo di chiarire a noi stessi la nostra funzione. Famoso discorso che parte da Hegel sull'alienazione. Cos'è l'alienazione? È la difficoltà dell'uomo di dare una ragione alla propria esistenza, di collocare se stesso nella realtà in cui vive, dare importanza al proprio operato, alla propria vita, alla propria esistenza. E questo è un impegno costante di tutti gli esseri umani. Non ci si può sottrarre se non con fughe dalla realtà, come purtroppo avviene oggi sempre più spesso, e quindi noi ci troviamo a dover fare i conti con una difficoltà esistenziale di masse sempre più confuse, sempre più incolte, anche se chiaramente la conoscenza tecnica aiuta a risolvere i problemi spiccioli immediati del giorno. Cioè l'idraulico è importante, apparentemente molto più di un testo di filosofia, soprattutto quando si rompono i rubinetti del bagno. Però questa è una visione molto riduttiva, può andare bene come boutade, ma in realtà quando noi ci troviamo a dover fare i conti con noi stessi, i problemi minimi quotidiani passano in seconda linea. La problematica rinchiusa nella scoperta del carattere prospettico della nostra esistenza, e a volte nei libri, prendiamo l'enciclopedia, che pretende di compensare, concentrare tutta la leggibilità del mondo mediante voci. Ecco, quindi, per ritornare da dove siamo partiti, questo tentativo di rappresentazione che il libro compie è in fondo è in contrapposizione all'arte, la quale rappresenta soltanto un frammento della realtà, ma ha il vantaggio di essere spesso, parlo dell'arte classica, molto più intelligibile, colpisce sia da un punto di vista della riflessione, sia da un punto di vista emotivo, e quindi ha una funzione molto importante nella educazione della nostra capacità di affrontare e capire il reale. Quindi, quando l'artista, come è avvenuto nell'arte contemporanea, rinuncia alla rappresentazione per limitare la propria azione a un dettaglio tecnico, oppure, come avviene nell'happening, a un dettaglio
corporale, un dettaglio fisico che pretenderebbe di esprimere determinate emozioni, noi di fatto rinunciamo alla rappresentazione, perché soggettivizziamo un atto che vogliamo considerare arte, è un'azione estremamente circoscritta, che solo attraverso un di più di immaginazione, che non è interpretazione della realtà, ma fuga dalla realtà, noi riusciamo poi a decifrare e riusciamo forse in qualche caso a dare un senso. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni e ognuno le interpreterà come meglio crede. Buongiorno.